Viva voce, auricolare. L'ho tagliato magari perché voleva lavorare un redattore bravo, magari, che ne sappiamo. Ragazzi, scusa, mi ha scritto di essere avvilita, nonostante credo che il lavoro delle prostitute sia ricominciato. Susanna della Salaria, la mitica Susanna. Susi, amica mia, come stai? Come stai? Come stai, tesoro? Come stai? Male. Che è successo? Poverina. Che è successo, amore? Che è successo? Perché sono andata a vedere nella settimana dal 4 maggio, sono andata a vedere venerdì, sì, con la Salaria, ho preso la bici, sono andata lì, pedalavo tranquilla, tutti che mi salutavano, già stavo riprendendo vita, no? Già mi stavo risentendo. Cioè volevi andare a vedere un po' il territorio? Volevo solamente vedere che succedeva lì, chi c'era, se c'era qualche ragazza. Sì, volevi vedere la situazione un po', volevi riadattarti, cioè, volevi capire. Io volevo vedere, sì. Che è successo? Stavo con la bicicletta lì e ho visto qualche ragazza c'era, no? E infatti ho detto, vedi, sono tornate. Sì, e beh, certo. Anche se una mi ha detto sono stata multata, un'altra anche, sono state multate, no? Ma oggi formalmente si potrebbe andare, credo che formalmente oggi si potrebbe andare sulla strada. Sì, ma io purtroppo non posso più andare, perché mentre pedalavo mi ha suonato dietro una macchina, io mi sono girata, mi ha preso un colpo, era una... erano i carabinieri e questo maresciallo purtroppo mi odia da 10 anni proprio. Cioè un maresciallo dei carabinieri che ti odia? Cioè, sì, cioè... sì, proprio mi odia da 10 anni, ogni volta mi guarda male. Ma che ti ha detto? Ti hanno fatto la multa? Ti ha del documento. Sì, sì, mi ha detto ferma lì, dove vai? Ho detto no, guarda che sto solamente pedalando, stavo vedendo. No, chi vuoi prendere per il culo, Ma la vuoi fare finita, È una vita che vieni qua. Poi mi ha detto via, ferma, scende la bicicletta, documento. Poi c'era pure un'altra ragazza con lui, mi ha detto, senti Susanna, guarda, non è giornata, per favore, guarda che ti facciamo anche il penale, quindi zitta, mettiti là, sennò va a finire pure peggio. Cioè multa, quindi, guarda, quant'è? 400? Detto, no, ti prego, non me lo fare il penale, guarda, sto solamente pedalando, me ne vado via subito. Poi ma niente, guarda, mi ha fatto sto verbale, procedeva in bicicletta per svolgere nota attività di meretrice. Mamma 280 mia, euro. Ma si può? Io dico, si può? Adesso questa è pensata. Adesso va bene tutto, però questa qua, ragazzi, prendersela. Mi ha fatto una minaccia. Cioè? Mi ha detto, se tu ritorni qua e ti rivedo qua, ti faccio un'altra multa e ti faccio anche il penale. Quindi io non mi sono mai più riavvicinata alla Salaria. Ragazzi, io adesso va bene tutti, i carabinieri io li adoro, cioè i carabinieri sono una grande istituzione di questo paese, però cioè, non è che se la possono prendere con una che fa il suo mestiere e da oggi tra l'altro potrebbe tranquillamente stare, dunque non rompete i coglioni a chi lavora, a chi porta i soldi a casa, cioè lo dico a quel carabiniere lì se mai dovesse sentire questa trasmissione, io non lo so, non lo conosco, sono sicuro che però... Guarda, lui è dei carabinieri di Fidel. No, vabbè, adesso lascia, non dalla banda dei carabinieri, però no, qui non possiamo dire questi nomi, che ne sappiamo di questo signore? La multa, vado via, no, niente, me l'ha voluta fare e non solo, mi ha detto non ti avvicinare mai più qua perché te ne faccio un'altra e ti faccio anche il penale, ma io non ho fatto niente, stavo solo pedalando. Ma certo, va bene, quelli pensavano che tu volessi battere probabilmente, no? Che tu volessi... Ma come fai a battere? Scusa, gli alberghi sono chiusi, la mia baracca è stata distrutta, è stato pulito tutto, non c'è più niente. Magari pensavano che volessi raccattare qualche cliente lì che te portava da qualche parte, cioè... Io volevo solamente salutare i clienti che conoscono, che sanno che sto là, a livello pure così di una telefonata, ciao come stai, perché tanto non c'è modo di lavorare adesso perché gli alberghi sono chiusi. Vabbè, uno potrebbe andare solamente sperando che qualcuno ti fa andare a casa sua. Ho capito, ma che hai fatto recentemente? Perché tu sei una che senza clienti non può stare, se diciamo la verità, senza cazzo non puoi stare, diciamola tutta. Io sono 10 anni che faccio questo, quindi... Però sei una puttana che va oltre la questione dei soldi, cioè proprio tu ami il tuo mestiere, cioè tu senza tutti quei piselli che prendi ogni giorno non puoi stare proprio fisicamente, cioè ti senti male. Che vuol dire? È una dipendenza reciproca, nel senso il cliente sta bene, io sto bene, quindi ma è un caso straordinario da questo punto di vista, Susanna, è per questo che si distingue da tutte le altre prostitute, perché una che ama il suo mestiere profondamente, cioè gode a stare con i clienti più diversi. Io ho sempre fatto anima e corpo questo mestiere, non è una cosa che oddio adesso mi sbrigate e dammi i soldi e vattene.
Io è una cosa che l'ho sempre fatta anima e corpo, quindi il cliente l'ha sempre sentito questo. Capito Parenzo? Cioè ci sono anche queste persone qua, non è che ci sono solo persone, sì, eccetera. Per non è vero che è una cosa meccanica, dei soldi e sbrigate e vattene, non è vero, lo puoi anche fare perché ti piace, perché sei portata, perché sei stata sempre una donna calda. Ma che hai fatto di recente? Per esempio, sei riuscito a combinare qualcosa? Sì, qualcosa hai fatto. Sì, cioè. Sì, qualcuno mi ha chiamato, sì. Dove vi siete visti? Dove vi siete visti? Mi hanno fatto andare a casa loro. E via col tango. Pochi però. Pochi, cioè io sono molto preoccupata perché i guadagni che avevo prima non esistono più. Qualche albergo l'hai fatto? Qualche alberghetto l'hai fatto, sì. Ma non ci sono gli alberghi? Niente, niente alberghi, casa loro niente. E basta. Casa loro e basta. Sì, 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 è un macello adesso. Vabbè, comunque. A casa mia non si può perché. Vabbè, perché c'hai problemi familiari tuoi, c'hai. Sì, sì. C'hai... Ma poi uno come fa a guadagnare più? Cioè, voglio dire, no, io avevo dei progetti grandi per mia figlia, le accademie fuori. No, ma questo cose. Non c'è dubbio, la cosa fondamentale. Ma come faccio? Ma adesso riprenderà adesso riprende. Scusa, riprende tutto adesso perché comunque oggi nel Lazio si può girare tranquillamente, ognuno può fare quello che vuole, certo, c'è il problema no. Che se ti vedono sulla salaria magari questo qualcuno ha detto di no. Sì, però tu vai là tranquillamente, cioè tu stai sì, come vanno le altre ragazze vanno. Mi devi dire solo una cosa, i clienti che cosa amano di te soprattutto? Diciamolo perché poi non, la pubblicità che non cosa è mai dire no, ma che amo il pisello in tutte le sue che forme, amo, in tutte le sue forme, cioè che amo, sì, che amo che mi strizzano la pelle, che amo che mi prendono. Questa è la cosa, amo, ragazzi, dove la trovate? Scusa, poveretta, questa ti ma ha chiamato per un bravi. Dramma e tu gli chiedi queste cose qui, ma no, perché, ma perché la realtà no, è questa, realtà, perché la realtà, lui impazzisce del fatto che io faccio questo mestiere, ma lo faccio perché mi piace. Esatto, sì, cioè, sì, io, sì, a me carità, piace il fatto che è un caso talmente raro di persone che non è solamente la questione dei soldi della figlia, di mantenere i figli, di avere un livello di vita. Lei proprio senza il pisello dei clienti è un caso eccezionale. Vabbè, ragazzi, ma questo non cosa può c'è, stare. C'è il dramma pasoliniano di una vita invece. Alla passionalità che ci mettono, perché io ho un tipo di cliente che viene con me perché gli piaccio io come donna totalmente, non è che cercano solamente uno sfogo. Vabbè, adesso no? Non esageriamo, cioè qualcuno verrà per farsi una svertina e via. Cioè, sì, ma lì sulla salaria così di corsa sì, però quello proprio che mi chiama per andare a casa sua, per andare in albergo, cioè perché è una cosa. Ragazzi, comunque, che viva Susanna, non rompetegli troppo i coglioni. Che cosa vi devo dire, cari amici io carabinieri, morta, amici carabinieri di non so dove, Fidene, eccetera. Vi voglio bene, ma lasciate campare questa persona, lasciatela vivere, lasciatela lavorare. Avanti tutta, ragazzi. Lasciatemi essere felice, lasciatela essere puttana, lasciatela essere puttana, italiani!